Sono partito, devo dire, forte in realtà nei primi 5-6 chilometri, poi ho visto che i watt medi erano un po' troppo alti, e anche se in quel momento stavo bene ho deciso di calare un po' perché sapevo che non avrei potuto tenerli tutta la crono. Quindi ho calato per tutta la seconda metà per poi ritrovarmi una buona gamba nel finale, dove secondo me era più importante stare bene. Comunque, quello che si può guadagnare in una salita di 2 km come questa, secondo me è più di quello che si può guadagnare andando forte nel resto della cronometro. Non sono uno specialista della cronometro come Luca Strabeco, come lo sono altri, però nel cronometro di un giorno come questa mi sono sempre trovato bene. Sapevo di stare bene perché comunque sono uscito bene dalla Vuelta e anche alla Vuelta ogni giorno stavo sempre meglio, però sicuramente non mi aspettavo un risultato come questo. Ci speravo, un po' ci speravo, però no, insomma, non ho nessun rimpianto, non potevo chiedere di più. Sì. Nelle crono devo migliorare forse un po' nelle crono durante le corse tappe, che sono anche quelle più frequenti, però nelle crono singole di un giorno sono sempre andato bene. Anche l'anno scorso dopo la Vuelta ho fatto un buon mondiale, quindi sapevo di potermi giocare una buona crono. Sicuramente il podio era un po' quasi oltre le aspettative. Les prossimi obiettivi per tu, Domenico? Prossimi obiettivi, sì, sicuramente domenica sarà uno dei prossimi grandi obiettivi, parteciperò al mondiale anche su strada, all'europeo su strada, e poi probabilmente parteciperò alle gare in Italia, tra Valle Varesine, il Giro dell'Emilia, Peghelli e Lombardia. Cercherò di sfruttare un po' la condizione post-Vuelta finché dura e poi mi godrò le vacanze di fine stagione. E la tattica della squadra per domenica? Ma non lo so, gli altri della strada arrivano domani sera e sicuramente Cassani non è ancora arrivato, non è ancora qui, quindi ne parleremo nei prossimi giorni. Sicuramente abbiamo una squadra molto forte, una squadra comunque d'attacco. Il percorso è buono per tutti noi e niente, vedrò un po' che ruolo mi darà Davide e speriamo di portare a casa un'altra medaglia, non con me ma anche con me forse. O con qualcuno della squadra, insomma.